occupandoci della nostra città, noi andiamo scegliendo gli eventi che riteniamo fra i più interessanti. Oggi ne abbiamo scelto uno, Under 30. È una rassegna di giovani autori per il teatro. Voi sapete che a noi il teatro sta molto a cuore, ancor più stanno a cuore le maestranze che lavorano all'interno di questo grandissimo movimento che alla fine tratta un prodotto molto importante, il cibo per la mente, che poi diventa il cibo per l'anima, dunque una missione che ci rende migliori. Ecco perché questa mattina lo facciamo con grande piacere, accogliendo appunto Sabrina Paravicini, alla quale diamo il nostro buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E Yonis Bashir. Buongiorno Yonis Bashir. Yonis non è qui. Sì, sono qua. Sono ecco, qua. No, invece sono c'è. Qua, sono invece. Ah, ci sei anche tu? Sono qui, sono io. Sono. Ah, no, c'è. Pensavo, ma Yonis, pensavo che... Ho il dono dell'ubiquità. Il dono dell'ubiquità, perfetto. Cara Sabrina, vedi, hai preso intempestivamente una piccola toppa, come dire, no? Perché non ero stata avvisata che c'era questa cosa, come dire, super d'avanguardia con appunto... con questa doppio collegamento telefonico, esatto, di doppio esatto. Collegamento telefonico, ed è la prima volta che lo fa. Ma Radio Yes in conferenza siamo in conferenza. Ho fatto una gaffa, ma no, ma no, ma no, forse non ti rendevi conto che stavi parlando su Radio Yes, che ha possibilità infinite. Semplicemente okay. Questo sono all'avanguardia, sono. E allora no, e soprattutto perché ho sentito Yonis 3 minuti e mezzo fa e non ce lo siamo detti, vabbè, esatto. Andiamo ad Under 30. Dunque, rassegna sì. Di giovani autori per il teatro. Yonis, come sì. Nasce, perché, quali sono le finalità? Allora, risponderò solo se mi chiami in maniera giusta, cioè Yonis, con S finale. Volevo vedere se te ne accorgevi. È stato un piccolo test al quale hai risposto molto bene, Yonis. So perfettamente che si dice Yonis. Lo so, infatti, io lo so che lo sapevi, ma era un gioco, perché ormai, siccome tanti mi chiamano così, allora io ormai ci gioco su vai, questa cosa qui. Vai. Allora... Under 30 dunque è un'idea che ha avuto Sabrina, è un'idea di praticamente di fare una rassegna con giovani autori sotto i 30 anni, dai 18 ai 30 anni, abbiamo fatto un bando, ci hanno mandato tanti testi, abbiamo selezionato i testi e come premio a quelli che sono stati selezionati a febbraio di quest'anno abbiamo al Teatro Alba, abbiamo fatto una serata in cui questi testi sono stati rappresentati da attori famosi. È stata una serata bellissima, ha avuto un grande successo e proprio per questo motivo qua si è pensato di bissarla la sera stessa anche gli autori, comunque molto conosciuti, c'era Roberto Ciufoli, Francesco Venditti, Edoardo Leo, Rosanna Banfi, insomma erano tantissimi, tutti avevano voglia di rifare questa esperienza. È capitata l'occasione di Roma Vintage lì al Parco di San Sebastiano a Caracalla, che ci hanno chiesto di fare 2 serate lì e noi abbiamo colto la palla al balzo per rigiocarci questa carta che è funzionata molto bene. Quindi diciamo stasera siamo molto carichi, gli autori sono molto contenti perché ovviamente i loro testi verranno visti ancora una volta da altro pubblico e quindi per loro è pubblicità in più, è un motivo in più anche per mettersi in gioco. E quindi noi ripetiamo questa manifestazione stasera 23 giugno appunto lì al Parco di San Sebastiano a Caracalla e poi il 14 luglio sempre allo stesso posto. Sabrina, è encomiabile la tua idea e la tua iniziativa, come nasce, quando? Allora, è nata la scorsa estate della voglia di fare qualche cosa in teatro ma che fosse però diciamo non una cosa assolutamente teatrale, quindi mi è venuta in mente questa possibilità di valorizzare i talenti e questa è una rassegna nazionale che da quest'anno per l'edizione poi 2012 diventa un premio, quindi noi ora abbiamo messo in rete il nostro sito con il bando ufficiale e quindi abbiamo quest'anno appunto istituito un premio di 1.000 euro e siccome poi invece volevo portare la rassegna letteraria in teatro, il taglio che ho richiesto, che abbiamo poi deciso di richiedere, era il taglio del monologo, anche perché poi era più facile per un attore leggerlo o quantomeno magari impararlo a interpretarlo e poi la serata sarebbe stata più godibile, cioè con tanti monologhi dai 3 ai 5 minuti. Mm-hmm. Devo dire che sono molto contenta perché tra gli autori che abbiamo poi diciamo selezionato, uno ha già pubblicato con una casa editrice nazionale, un'altra ha fatto uno spettacolo molto bello in teatro, l'ha scritto e l'ha interpretato e sono molto contenta. Una l'ho precettata io e abbiamo scritto insieme un mio monologo che poi faremo la prossima stagione in teatro, quindi insomma sono contenta perché poi alla fine
in realtà i talenti li abbiamo veramente trovati, li abbiamo trovati e gli abbiamo forse dato anche un'iniezione di fiducia. È un bel laboratorio, sì, ed è encomiabile, perché naturalmente questo potrebbe essere anche un indirizzo professionale di molti giovani pieni di talento che però non hanno la possibilità di esprimerlo. Esatto. Oppure ci sono magari, come dire, rassegni o concorsi molto alti, non so come dire, molto selettivi, molto... rigorosi molto, e quindi anche molto costosi, sì, infatti, o anche molto snob a volte. Ah, bravo, molto snob. Dunque, fra i vari autori che avete selezionato, Maria Antonia Fama l'avete selezionata per Solo rapporti occasionali, essendo uno stile di vita nel quale ci identifichiamo in molti. Ecco, di che cosa tratta questo lavoro di Maria Antonia Fama? Allora, questo tra l'altro poi per un caso che a febbraio la ragazza che doveva, l'attrice che doveva leggerlo, l'ho letto io. Brava. Ed è esilarante, perché questi rapporti occasionali, ed è tutto un gioco sul doppio senso, no? Sul sessuale, in realtà sono rapporti occasionali di lavoro. Sì. Ed è esilarante perché poi alla fine, no? Dice, per esempio, facciamo solo lavoro nero perché ci piace farlo al buio. Bello, sì. No, molto, molto divertente. Devo dire, poi Maria Antonia scrive benissimo, quindi... mi sono anche molto divertita a interpretarla questo testo, e devo dire poi quello che veniva fuori in tutti i testi più o meno era un po' questa mancanza del lavoro delle under 30, però raccontata con un sano cinismo e con un'ottima ironia, per cui in realtà abbiamo, come dire, fotografato una generazione che è un po' allo sbando, nel senso che non ha un lavoro, che si deve adattare appunto a rapporti di lavoro occasionali, oppure a fare cose nel call center, oppure addirittura a fare Winnie the Pooh fuori dal bioparco. Però poi c'è, come dire, l'ironia del fatto che questa generazione comunque ha una speranza, e questa è una cosa molto bella. Hai voglia. Parliamo un po' di voi, Allora, io ho visto già, mi sono andato a scandagliare le fattezze di Sabrina, una splendida ragazza con meravigliosi occhi azzurri. Ionis Bashir. Le fattezze mie pure. Cioè? No, dicevo che sono andato a scandagliare le fattezze, dico pure le mie fattezze. Dico, no? Come ce l'ha? C'hai un bel tanghero, un bel cinghiale, un bel maschione. Un bel manzo, come dicono. Come dicono in Toscana. Ma siete, senti, entrambi siete attori, dunque sì. Ecco, avete fatto cose, state per fare o farete cose di cui è il caso di parlare, per esempio? Beh, nel mio caso sono appena tornato dal Portogallo, sì. Dove ho girato, diciamo, il prodotto di quest'anno, visto il 150enario, il prodotto di punta della fiction romana. Ma no, italiana. Fermati, ma stai girando con Claudio Bonivento Anita? Anita, ma, esatto. Ma Claudio è mio fratello, ragazzi, non scherziamo. Allora io non lo conoscevo, ho avuto la fortuna di passare un mese con lui e mi sono divertito come un pazzo. Valeria Solarino, esatto. Meraviglia, grande Giorgio Pasotti, ma pensa a te, Che ruolo fai? Dunque, io faccio Pedro de Rivera, adesso il cognome non è ben chiaro, e praticamente questo rivoluzionario brasiliano, amico... dello stesso paese di Anita, sì. E che accoglie Garibaldi in maniera positiva, lo appoggia, gli appoggia quindi ovviamente la rivoluzione, perché c'è la rivoluzione, la fondazione della Repubblica Catarinense, quindi, e poi quindi grazie a Garibaldi loro sono liberi, però poi alla fine io tradisco praticamente e vengo ammazzato da Anita. Hai capito, esatto. Ovviamente io ho giocato con Ionis lo conoscete tutti, l'avete visto in mille lavori televisivi, ovviamente fiction al cinema e tutto quanto, non sapevo però che fossi nel cast di questo importantissimo lavoro di fiction che sta girando Claudio Bonivento, sì. Anita sì. Garibaldi ovviamente, ecco. Sì. E Sabrina? Sabrina diciamo che quest'anno ha fatto una cosa un po' più leggera
e io ho partecipato alla fiction, questa che è andata su Canale 5, la prima serie di Non smettere di sognare, che era una specie di Glee all'italiana. Sì. Ero l'assistente di Giuliana Dessio, che è una straordinaria attrice, ed ero, diciamo, il nostro rapporto era un po' come nel Diavolo Veste Prada, l'assistente succube tappetino di questa donna fortissima. Sì. E quindi mi sono divertita a fare un ruolo brillante, un ruolo che appunto poteva essere un po' trasparente, invece in realtà con il regista, diciamo, Roberto Burchielli, che è un regista bravissimo, e ci siamo divertiti a renderlo comico e brillante. Quindi ora è in scrittura la seconda serie, perché la serie è andata bene, e penso che comunque parteciperò ancora, perché comunque è stata una bella esperienza. Assolutamente, assolutamente. A Milano, Giuliana è una grande maestra, quindi insomma sì, sono molto contenta. Bene, poi fra l'altro Ionis sì, ha partecipato al video di Festa di Alex Britti, il video, che noi avremo lunedì live qui su Yes TV e Radio Yes, questa è una cosa che... Avete Alex? Come no, come no? Abbiamo Alex Britti qui in proprio diretta, sia sulla radio che sulla televisione. Con lui ci conosciamo tanti anni, perché siamo, diciamo, amici di locali anni 80 romani, diciamo, sì, i locali blues, insomma, siccome sono... La mia altra attività è quella musicale, quindi ho la band, suono. Questa non la sapevo, questa mi piace molto. E ho fatto anche una colonna sonora per un film di Sabrina Paravicini, ho fatto per il suo ultimo spettacolo teatrale, ho fatto la colonna sonora. Quella è la mia malattia, diciamo. Ma tu, per quanto riguarda il blues, intendi Muddy Water come questo. Le robe serie, sì, sì, roba seria, roba pesante, insomma, sì, no? Sì, anche cose più nuove, tipo Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan, certo. Però, insomma, diciamo, siamo partiti dagli albori del blues, sì, da Robert Johnson fino ai giorni nostri. Ecco. Belle storie. E poi, ritornando al motivo che ci ha fatto incontrare, sì, questa mattina, appunto, su Radio Yes, vogliamo ricordare Under 30, questa rassegna di giovani autori per il teatro, che è un'iniziativa appunto di Sabrina Paravicini e di Ionis Bashir, per la quale vi ritorniamo i complimenti. Io avrei anche piacere, fra l'altro, di avervi, quando sarà opportuno, per i vostri impegni naturalmente, le vostre volontà, di ospitarvi una mattina qua in diretta in radio. Perché penso che, prendendo spunto da Under 30, potremmo fare anche un discorso molto più allargato a quelle che sono, vero? Ecco, le attività per i giovani, a cui tengo molto, io do molto spazio. Anche perché anche noi. Il tema infatti era agi e disagi dei giovani, quindi insomma era sul lavoro, quindi insomma il tema era quello, quindi la maggior parte dei, diciamo, dei nostri diciamo corti teatrali verso l'argomento è proprio su quello, sul lavoro, sulle problematiche che hanno incontrato, e è una foto dell'Italia giovane, ecco. Esatto, ce lo prendiamo questo impegno in diretta, no? Sulla parola, assolutamente sì. Lanceremo anche il prossimo tema, che invece sarà 2012, la fine del mondo. E là, tema così. Sarà quello. Si tratterà, penso, tante cose veramente dal drammatico al divertente. Va bene, va bene. Contiamo molto sulla creatività dei giovani talenti. Allora, ci prendiamo questo impegno, noi andiamo anche in video, col 635, col 635 del digitale terrestre, ovviamente siamo in streaming, e quindi avrete anche l'opportunità di essere visti. Ci coordineremo in rapporto ai vostri impegni, e quando vorrete faremo qua una diretta di mattina, va bene? Molto volentieri. Un abbraccio e un grazie ad entrambi. Buon lavoro. Grazie, ciao, saluto a tutti. Ciao a Sabrina Paravicini e a Ionis Bashir.